Allora, stasera appunto questo titolo, Formulazioni innovative. Allora, essendo un laboratorio, abbiamo la possibilità di parlare in maniera, diciamo, pratica, applicativa. Quindi avete visto nella scuola, molti di voi partecipano alla scuola, comunque tante lezioni che abbiamo fatto insieme a Giorgio Lupaino, che si parla in termini, diciamo, strettamente scientifici e ha un aspetto ovviamente molto più teorico. Questa sera si va sul pratico, quindi ho proprio scelto, insieme ad Antonio Covello, abbiamo scelto l'utilizzo della nutraceutica e della fitoterapia a supporto della prevenzione. Comincio subito una materia di cui sono innamorato, la fitoterapia, perché io derivo dalla farmacologia classica, io nasco come farmacologo, topo di laboratorio, proprio così. Solamente che gli esperimenti li facevo sui topi e non su me stesso, ovviamente. E allora io però negli anni, purtroppo, proprio al cavallo degli anni 90, vi racconto che ho avuto una grossa crisi interiore, e lo dico in diretta, perché mentre ero nei laboratori universitari di farmacologia mi sono accorto di cose che non mi piacevano affatto, non mi sono piaciute affatto. E non voglio entrare in dettaglio, ma ve lo potreste anche immaginare, cioè risultati che tentavano quando c'erano le collaborazioni fra università e aziende farmaceutiche, risultati che non sempre con le borse di studio o con le sovvenzioni piacevano a qualche manager e che magari ha tentato anche di modulare, di diciamo, modificare i dati. Questo mi ha fatto entrare in una crisi profonda negli anni 90, a metà degli anni 90. Mi sono veramente cambiato, ho detto basta, basta. Adesso applico la farmacologia in senso differenziato. E ricordiamoci, cibo come prima medicina, le piante medicinali, fitogemoterapici, ovviamente quindi la natura, poi l'esercizio anche fisico, perché questo è molto importante, ma è la farmacologia quando è essenziale. Questo deve essere veramente, diciamo, la scaletta. Fitoterapia non è una medicina alternativa, assolutamente, perché anzi, se uno prende un formulario, e io qui ce l'ho a casa, una farmacopea inglese, la famosa extrafarmacopea del 1935, ufficiale, usata dai medici, dai farmacisti, c'erano solo i fitoterapici e gli organoterapici e i minerali. Questa è la terapia ufficiale. Il nazismo ci fa un grandissimo regalo, l'esplosione dell'industria farmaceutica, più che giusta per carità, ma che va a soppiantare ovviamente quella che era un po' la tradizione, diciamo, della terapia che il medico o comunque il farmacologo aveva a disposizione. Il dopoguerra quindi è l'esplosione delle specialità medicinali. Adesso cosa succede? Da 30 anni siamo tornati invece a studiare le piante medicinali in maniera scientifica. Quello che era empirico, le famose anche ricette si chiamavano proprio casalinghe, adesso hanno un fondamento, hanno degli studi. Quindi di fatto, attenzione, l'efficacia della terapia con farmaci vegetali può e deve essere dimostrata con la medicina basata sull'evidenza. Quindi disciplina medica che consente l'uso di piante medicinali a scopo preventivo e curativo, in relazione anche ai costituenti ovviamente presenti. Non segue filosofie o metodologie diagnostiche diverse dalla medicina scientifica. Questo è importante. Quindi l'applicazione in campo terapeutico. Vengono descritte le possibilità curative delle droghe sull'uomo, sugli animali, c'è anche una fitoterapia veterinaria e sulle piante. Quindi poi c'è il medico farmacista, la conosce patologia, controindicazioni. Attenzione! Chi impiega la fitoterapia deve essere a conoscenza, quindi il medico, il biologo, il farmacista, tutto, delle ulteriori interazioni e sinergismi nell'effetto di altre droghe. Non si tratta di erbette, si tratta di sostanze. Perché potrei dire, dice, sei un'erbetta? Ah sì, cosa c'è un'erbetta? Dice, ah, dice, ho sentito dire che l'origano è una pianta molto attiva sul sistema immunitario. Sì, è vero, ma molti non sanno che se mi prendo un cucchiaio d'origano e me lo mangio, vado in convulsioni. Cioè, non è uno scherzo, eh. Cioè, quindi è perché lo usiamo come poche foglioline per le spezie. Quindi attenzione, non a caso una volta si chiamavano speziali, cioè le spezie erano veramente i farmaci vegetali. Quindi bisogna essere a conoscenza profonda per poterle applicare. Quindi vedete, dianzi diceva Giorgio le 4P, mi sono piaciute molto queste 4P. C'era anche quella quarta P addirittura che rendeva il paziente, diciamo, più autonomo. Sì, io dico sì, Giorgio, ti ringrazio, ma il paziente autonomo è sempre seguito dal professionista, però, eh.
cioè deve essere sempre affiancato, perché se non lo dice fuori da sé, è festa, quindi è importante. Medicina preventiva, in terapia complementare, in terapia medica specifica, cioè quando a volte addirittura da soli, quando c'è un'evidenza scientifica della pianta, da un punto di vista dei risultati sui trials clinici, quindi livello A di evidenza scientifica. E vedete che poi la cosa bella, cos'è la droga? È la parte attiva della pianta. Possono essere i frutti, le foglie, le semi, le gemme, ecco, si parla di gemmoterapia anche, fitogemmoterapia, ma possono essere anche il rizoma, il fusto sotterraneo, lo stesso fusto anche, le corteccia. Allora anche di volte il metodo di estrazione deve essere differenziato, e certo, magari deve essere fatto, per esempio, se si fa un decotto spinto, ecco. Quindi, vedete, questo è un esempio del Ribes Nigrum, no? E pensate che nella stessa pianta ci possono essere anche diverse droghe. Cioè la stessa pianta può avere i frutti con effetto, le foglie con altro effetto. E questa è la bellezza, no? Quindi la capacità anche del fitoterapeuta di conoscere profondamente la pianta dal punto di vista della composizione, della fitochimica per poterla applicare. Nome botanico, parte della pianta attiva, tipo di estratto e condiziona. Ma veniamo a una cosa che dopo coinvolgerò l'amico Armanetti, che ne ho parlato insieme, il fitocomplesso. Questo è fantastico. È la fitoterapia, si è detto, impiego di fitoterapici, in cui il fitocomplesso, questo mix molecolare, è responsabile dell'azione farmacologica. E questa è la bellezza, è la peculiarità dell'attività, sta proprio nella squadra fatta dal fitocomplesso. Dice esempi lampanti. French Paradox. I francesi scoprono che il vino, il Borgogna o il Bordeaux, dice: nonostante tutti i formaggi belli grassi che ci mangiamo, il nostro rischio cardiovascolare è sull'Lancet del 94. Cosa fa subito il farmacologo? Pensa che questa boccia con 650 composti bioattivi ci sia un componente che sia la molecola, il resveratrolo. Ma quando mai? Ma in che film di fantascienza? Non lo so io, Dune, Star Wars. Cioè, su 650 era solo quello? Allora cosa fanno? Estraggono il resveratrolo, fanno tutti gli studi, alcuni sono falsificati, il professore della Georgetown University è stato espulso, cominciano a dire che è la panacea di tutti, tutti, eccetera, eccetera, dimenticandosi tutto il resto. Viene fuori che il resveratrolo non si assorbe, e per avere quelle azioni viste in vitro ce ne volevano 7 litri di vino. Quindi uno dice: sì, complimenti, sei antiossidato, purtroppo però hai una bellissima cirrosi epatica. C'è tutto lì. Allora attenzione, invece poi, e tra l'altro se mi ascolta il mio amico Iorio, proprio una volta a Roma, proprio Eugenio parlava proprio della quercetina come uno dei componenti attivi, ma è il fitocomplesso, è l'estratto del vino, per fare un esempio, solamente per fare un esempio, vitis vinifera quindi, il frutto. Il fitocomplesso ha una sostanza e attività principale, possono essere quercetina, in questo caso il resveratrolo, che poi si è scoperto che anche se non veniva assorbito, aveva altre azioni, per esempio sulla canale del calcio, per dire a basso dosaggio. Sostanze attive complementari nel fitocomplesso, o non complementari, che magari possa ritardare l'assorbimento, fare un retard, tipo i tannini. Sostanze non attive indifferenti, sostanze non attive indesiderate, che possono anche, tipo enzimatiche, interferire in maniera negativa sui principi attivi. Sostanze di sostegno, cellulosa, lignina, che non sono solubili, ma che, per esempio, comunque possono avere un loro ruolo differenziato. E questa è tutta la droga del fitocomplesso. Allora, ecco i vantaggi del fitoterapico. Sinergia d'azione. Tutti mi hanno detto: ma che differenza fa la vitamina C estrazione naturale, per esempio, dalla rosa canina? Ma è sempre vitamina C. Benissimo. È sempre acido ascorbico, ma certamente c'è una differenza però. Se te la estrai dal naturale, hai anche quei bioflavonoidi, la famosa vitamina P, che sta per fito, che sono coadiuvanti dell'azione della vitamina C. Ecco il discorso. E questo è l'esempio del fitocomplesso, in questo caso, ad esempio, nella rosa canina, per fare un esempio. Azioni molteplici, come vi dicevo, perché lo stesso, a seconda della parte della pianta o della pianta intera, possono essere diversi aspetti, e dopo magari Maurizio se ne parlerà di questo quando parlerà proprio delle bioenergene, ad esempio, o del cell immuni, che io introdurrò. Ridotta tossicità è una medicina cosiddetta dolce, vuol dire ci vuole. Allora, non è come il farmaco etico, ti dice, ma ci si può arrivare, attenzione, agisce generalmente in maniera più modulata,
Ma dipende anche lì dal tipo di piante di droga, perché se ti dico che c'è il papavero somniferum opium, alla faccia della ridotta tossicità. Se parlo dello stramonio, se parlo della digitale, tutte le famose erbette che qualche sapientone definisce, alla faccia delle erbette, eh? Migliore biodisponibilità perché spesso i componenti non è a caso che siano una pianta, per favorire l'assorbimento e l'azione biologica. La natura ce l'ha messa apposta. E allora l'efficacia delle piante medicinali. Ci deve essere vari livelli, guardate. Una certa, livello A. Abbastanza probabile, livello B. Ancora da valutare, siamo in una fase sperimentali, quasi controllo. E poi un livello D di non provata efficacia. Cioè, quindi c'era un buono sperimentale, ma di fatto molto spesso però questo livello D, attenzione, dipende tanto dalla biodisponibilità, che è un fattore importante. A volte a posteriori si è visto che magari dice, guarda, non funzionava. Ah, ma sai perché? Perché non passava. Perché non. Cioè, è successo anche per la curcumina, per dire. Allora, vedete che l'osservazione e sperimentazione, quando ci sono essere studi controllati, non possono essere non controllati, uno dice, fanno una colazione, ma non controlla, senza un confronto. Oppure non randomizzati, non in doppio cetto, però controllati. C'è cioè, un gruppo trattato, non trattato nelle stesse condizioni e già c'è un certo tipo di evidenza. I migliori sono gli studi controllati, randomizzati e in doppio cieco. Quelli si chiamano proprio RTC come sigla. Sono gli unici che possono definirsi rigorosamente sperimentali. E guardate, quando uno fa anche un perito di parte ed è portato in documentazione, vi assicuro che il giudice, perché l'ho fatto, vi chiede proprio che studi ci sono di questo tipo, RCT, perché lo sa. Poi ci sono le meta-analisi che mettono insieme più studi, su quelle abbiamo un po' da discutere, perché molto spesso queste meta-analisi dipende chi le fa. Se uno vuole, per esempio, non far vedere l'evidenza scientifica troppo di una, basta che prenda gli studi che possono essere non positivi da tutti quelli che ci sono. Cioè, no, a volte non prendono tutti gli studi. Ma vedete che addirittura la fisioterapia può diventare un medicinale vero e proprio, quando prove di evidenza scientifica sono così potenti che addirittura viene registrato come fitomedicinale, per dire, quando è supportato da sperimentazioni precliniche e cliniche RCT. Allora arriviamo alla tecnologia MEDIS, perché siamo qui stasera. Per parlare ovviamente di, stavolta si parla di prodotti e applicazioni. MEDIS, quando me l'ha proposta Giorgio tempo fa, finalmente dissi io, oh, l'altra volta si è parlato dei prodotti a biodisponibilità colloidale, ma io da tempo bussavo la porta, Giorgio, i nutraceutici di un certo tipo, i fitonutrienti, la fitoterapia, poi qualcosa gli è scattata dentro e ha metabolizzato molto bene, alla fine è esploso, ha detto ta, e prende questa tecnologia MEDIS dalla Norvegia. Allora, guarda, interessante perché è un metodo che utilizza, cioè in pratica, e utilizza degli integratori, chiamiamoli integratori, insomma, dei supplementi. Questo integratore a me piace sempre poco come parola perché integrare, vabbè. A base di funghi e batteri con sistema di crescita in co-cultura. In particolare hanno preso il glucanocetobacter europaeus, detto anche Bacillus primulus, o la combinazione del fungo è appunto lo zygosaccharomycetes. Qual è la loro funzionalità? Quella di favorire un ambiente che possa, quando ingerito, questo Medis Plus non ha fatto più un brevetto, possa favorire intanto l'assorbimento intestinale, ma soprattutto garantire anche il benessere intestinale, cioè proprio la salubrità dell'intestino proprio, che è, ricordiamoci, veramente un grandissimo terreno di battaglia della salute. Io dico sempre, intestino, poi c'è l'endotelio e la matrice extracellulare. Quando c'hai puliti questi, ma che ti ferma? 100 anni sono sicuri, cioè, sono sicuri questi qui. E allora, ecco che quindi la tecnologia MEDIS è stata concepita per sviluppare questi tipi di supplementi che, oltre alle specifiche caratteristiche nutrizionali proprio, attraverso una simbiosi aiuta proprio a stimolare il sistema immunitario soprattutto, per poterlo rendere, diciamo, in generale una maggiore resistenza agli agenti infettivi o sopprimere e riparare anche la guarigione dei tessuti che sono. Quindi la finalità è proprio immunitaria, è intestinale e immunitaria. Quindi simbiosi naturali fra gli ingredienti per ottenere anche quindi una maggiore biodisponibilità per l'assorbimento a livello enterico e un metabolismo anche ovviamente migliore. Arriviamo subito a un primo preparato, il chaga.
Io sono abbonato, l'ho già detto anche altre volte, a un canale americano che mi informa ogni mese sugli sviluppi, diciamo, di prodotti nutrizionali e fitoterapici. E proprio un mese fa è uscito un articolo sul Chaga e diceva che ci sono molte prove sperimentali, anche prove interessanti ex vivo, mancano ancora studi clinici. Ma questo è un difetto, guardate, cari colleghi, questo purtroppo è un problema, vi spiego perché. Perché a differenza dei medicinali etici, che hanno dietro le famose Big Pharma, ormai sono chiamate così, che dicano: guarda, c'è un antipertensivo, io mi prendo la bellezza, si fa un bello studio multicentrico, prendiamo 100 ospedali, alla faccia, ci investo milioni di dollari, tutto a posto, c'ho un bacino d'utenza di trattati pazzesca, e quindi posso poi alla fine pubblicare sul New England, sul Lancet, sul British Medical, certo, ma quando mai si può permettere un'azienda magari che fa micoterapia, qui si tratta di micoterapia, cioè terapia che utilizza i funghi medicinali, un campo affascinante da morire. Fitoterapia, gemoterapia, micoterapia, lo studio delle proprietà dei funghi medicinali. Il Chaga era usato in Sud America da tanti anni. Pensate, cresce sulla betulla. Dicevo, ma quando mai si può fare uno studio, ecco, multicentrico sul Chaga? Quindi ci vogliono anni. Per avere gli studi clinici, magari uno fa studi su 140 pazienti, uno ne fa su altri 200. Alla fine, mettendoli insieme tutti, magari viene una buona meta-analisi che dimostra che il Chaga magari ha proprietà attive molto interessanti. Pensate quanto ci è voluto per dimostrare le attività biologiche di piante tipo la Boswellia serrata, che ci hanno documentata attività a livello A, per dire a livello articolare. Eppure sono voluti anni, perché ha dovuto mettere insieme tutti gli studi randomizzati, fatti magari su un numero di pazienti purtroppo che magari non superava i 300-400, a differenza di 10.000 dei farmaci etici. Comunque il Chaga cresce sulla betulla, vedete come cresce? È pazzesco, no? Guardate, eccolo là. Ah, sulla corteccia, ha un sapore simile al caffè. L'Epichaga, questi fatto proprio dall'Epinutrix, che vi dicevo, da Tecnologia Medis, viene raccolto proprio dalla betulla del nord della Norvegia, dove c'è un'aria ovviamente decisamente incontaminata, e dove ovviamente nell'estate artica c'è il sole praticamente 24 ore. Allora, può essere necessario addirittura, pensate, per staccare una sega, un'accetta, perché si prende sia la parte più, diciamo, più la crosta esterna, ma anche quella più morbida interna, più spugnosa. Vedete che bella questa foto? Ecco, dice che, secondo gli studi sperimentali, probabilmente il Chaga, quasi forse siamo a livello del reishi, è forse quello che ha la più gamma ampia, diciamo, gamma di proprietà a livello terapeutico. Viene chiamato, pensate, diamante della foresta dai nativi americani, chiamali bischeri, usate il termine. È considerato il più forte antiossidante, sapete perché? Perché contiene un'altissima concentrazione di superossido di smiotati. E se mi sente il mio amico Iorio, che considero il mio maestro degli antiossidanti, aveva fatto un cervello così quando facevamo le lezioni insieme proprio su catalasi, superossido di smotasi, glutatione per le ossidasi, quindi il famoso pacchetto degli enzimi antiossidanti, i famosi scudi cellulari. Ma c'è anche i famosi polisaccaridi beta-glucani, comuni, anche se differenziati come tipologia, in tutti i funghi medicinali, Cordyceps, Reishi, Erysium, quello che volete. Quindi Agaricus blasei, tutti hanno in comune questi beta-glucani che sono, da punto di vista immunitario, estremamente attivi. La vedete? Quale campo di applicazione ha il Chaga? Intanto immunitario subito, gli studi sperimentali, e gli studi clinici fatti su che stanno uscendo fuori, vi ripeto, che se Examine, questo sito che io sono abbonato, ci ha buttato l'occhio, c'è un motivo, perché se no questo sito non ci butta l'occhio. È un sito che tra l'altro fa studi solo clinici. Riporta anche gli studi sperimentali, ma lui si basa sugli studi clinici, osservazionali o randomizzati. Quindi sindrome da raffreddamento influenzali, asma, bronchite, potente effetto antiossidante, soprattutto per l'alta concentrazione di SOD. Si dice anche che addirittura abbia proprietà cutanee molto interessanti. Poi, chiaro, è un corroborante, vuol dire rinforzante, diciamo, dell'organismo in generale. E pare che abbia negli ultimi tempi avuto studi proprio sul supporto in patologie gastrointestinali. Qual è il prodotto? Eccolo qua. Io ogni mattina me ne prendo una capsula, tutte le mattine. Guardate, testimone, potete portarvela. Cioè, ogni mattina l'ho già programmata, ogni mattina c'ho il mio spettro
di nutraceutici e fitoterapici che io mi prendo regolarmente tutti i giorni. Diceva, tu devi prendere a vita. Cioè, perché sì, perché la prevenzione si fa a vita. Le 4 P di giorno si fanno a vita. Cioè, non è che si fanno. Diceva, sai, ma gli studi che hanno dimostrato la curcumina, sì, ma gli indiani mangiano i curry tutti i giorni. Ma allora il tè verde, ma appunto i giapponesi prendevano 4 o 6 tazze di tè al giorno. E che noi non le prendiamo. I chaga, le popolazioni del Perù le usavano. I nativi americani che campano se non li ammazzano, ovviamente, se non li ammazzavano, e se non li ammazzano, campano 100 anni veramente, perché veramente, se guardate anche i capi indiani dell'Ottocento, hanno raggiunto quelli che sono vissuti, dell'età veramente ragguardevole, compreso Geronimo. E quindi guardate, come si prende? Allora, il nome, diciamo, scientifico di botanica, Inonotus obliquus, 400 mg d'estratto. E c'è l'inulina. Cos'è l'inulina? Un eccellente prebiotico. Eccoci gioco. Quindi questo, oltre alle proprietà dette, anche un supporto per il discorso gastrointestinale per favorire lo sviluppo della flora batterica. Se a tutto questo ci mettiamo il famoso Medis Pilzenstadt, così chiamato, che è appunto quel famoso mix, diciamo, di batteri e funghi per favorire proprio il sistema immunitario a livello intestinale, il gioco è fatto. Quanto se ne prende? Una o due compresse, a seconda delle situazioni. Si avvicina per esempio alla stagione invernale, due compressi, come sto facendo ora io, una la mattina e una la sera. Preferibilmente la prendo prima di colazione e la prendo prima di cena. Eccoci. Poi quando è passato il periodo invernale e il sistema immunitario mi sente abbastanza rafforzato, ora poi abbiamo anche i cieli immuni che Armanetti ci ha dato, quindi ne potrei prendere anche, potrei anche ridurre il dosaggio appena si passa il discorso invernale. Arriviamo alla famigerata vitamina D. Brutto chiamarla vitamina, bruttissimo. Perché è vero, ha un ruolo vitaminico, certo, il calcio, i minerali. Naturalmente queste slide io ve le lascio, quindi l'ho messo un po' a mo' di dispensa, in modo che poi ve le leggiate con calma. Ecco perché alcune sono abbastanza scritte. Ma cosa è stato scoperto negli anni? Che altro che ruolo solo scheletrico, la vitamina D ha un ruolo extrascheletrico micidiale, anche perché sono stati scoperti i recettori della vitamina D, specifici in molti tessuti e non affatto solo nell'osso. Questo si potrebbe definire, ve lo dico subito, un vero e proprio ormone. Cioè è vitamina finché deve servire come ruolo vitaminico. Quando ha finito quel ruolo, è un ormone. Questo è di fatto un simile ormone, un hormone-like. Ecco, la molecola giusta. E allora, vedete, la conversione ve l'ho scritta, che avviene la formativa nei reni, dove diventa 1,25 di idrosi, il famoso calcitriolo, ma può avvenire anche nella cute, certo, naturalmente all'esposizione solare, nella prostata, pensate. Nel cervello, guardate quanti organi, tutti organi che hanno appunto i recettori della vitamina D. E vedete quanti processi è coinvolta la vitamina D? Tantissimi processi. E guardate, praticamente in tutti, ma perché questo? Perché tutti hanno, molti i tessuti, sono ricchi tanti tessuti, come abbiamo visto, di recettori alla vitamina D, dove questa come ruolo extrascheletrico è coinvolta. E arriviamo al sistema vitamina D, macrofagi e sistema immunitario. E questi chi sono? Questi sono, attenzione, gli spazzini. Nel sangue girano come monociti, nel tessuto come macrofago, nel tessuto nervoso le cellule dendritiche, cioè tipi di cellule che vogliono riconoscere, inattivare e uccidere gli invasori. Allora, guardate, è provato che proprio il calcitriolo è presente nei monociti, che hanno i recettori proprio alla vitamina D. Controlla sia la risposta immunitaria innata che quella, favorisce quella anche adattativa. Consentirebbe, pensate, al macrofago di neutralizzare gli invasori e cellule strane anche, istruire proprio una risposta immunitaria adattativa ottimale, prevenire quella che potrebbe essere una risposta esagerata di tipo autoimmune. Allora guardate, ma soprattutto se si va a guardare, se lavora sul macrofago. Si è scoperto anche che la vitamina D impedisce l'ossidazione, limita l'ossidazione dell'LDL, che è il fattore cruciale per la promozione dell'aterogenesi. Questo è fondamentale. Attenzione, questo è molto importante, quindi un'azione antiaterogena preventiva esercitata dalla vitamina D, o chiamiamola così, io la chiamerei sempre colecalciferolo, calcitriolo. Ecco. Attenzione, infatti, guardate, vitamina D e malattie cardiovascolari. La placca ateromasica deriva se vista un'infiammazione cronica di basso grado lento sull'endotelio, disfunzione endoteliale, bassi livelli di vitamina D, sovraesposizione
sono stati correlati in modo significativo da almeno 2 volte il rischio di accidenti cardiovascolari. E arriviamo al Covid. Un lavoro su Nutrient, l'evidenza e la vitamina D, la supplementazione può ridurre il rischio di influenza e del Covid-19 perché c'è un'induzione di molecole quali la catelicidina e le defensine che frenano o bloccano la replicazione virale. Riduzione di citochine proinfiammatorie, con tempo stesso invece esaltazione di quelle antinfiammatorie. Numerosi studi osservazionali e trials clinici hanno dimostrato che la supplementazione di vitamina D regolare nel periodo invernale riduce nettamente il rischio di influenza. Quanto è il livello? Certo, uno dice, quante ne dai? Certo, non si parla mia di supplementazione semplice, sotto controllo medico. 10.000 unità, pensate. Scendendo poi a 5.000 quando la sintomatologia è ovviamente stabilizzata. Quindi ci deve essere un livello almeno, diciamo, pari nel sangue, se è espresso in nanogrammi ml o nanomoli litro, pari a 40-60, che è quello più che altro il parametro più usato, sono nanogrammi ml. Quindi potrebbero usare anche dosi maggiori, che, però attenzione, sono in atto proprio dei trials clinici per vedere ancora meglio questo effetto che aveva dato l'anno scorso la bomba della vitamina D sul Covid, con tante persone, tanti professori sono anche prese delle libertà in proposito. E poi guardate, è collegata a molti tumori del colon, del retto, della mammella, dell'ovaio, eccetera, eccetera. Cioè, livelli più elevati di vitamina D nel siero portano a minore incidenza di tumori. Tant'è vero che nelle latitudini più soleggiate, mortalità più bassa, ma gli individui che hanno la pelle scura, nera, hanno un livello di vitamina D attiva inferiore. E purtroppo possono avere essere maggior rischio proprio di cancro al colon, al seno, alla prostata e alle ovaie. Quindi attenzione, e questo è molto importante perché questa previene l'angiogenesi tumorale, consente una comunicazione efficace tra le cellule e aiuta a mantenere appunto una sana concentrazione di calcio nelle cellule. Sana concentrazione, non un calcio estremamente attivato. Diciamo, attiva anche l'apoptosi quando risulta appropriata. L'ipertensione alla vitamina D. Raggiunge il picco in inverno l'ipertensione, chiaro perché c'è la vasocostrizione poi. Integrazione a breve termine per 8 settimane in uno studio con vitamina D3 e c'è stata una riduzione sia della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca regolarizzata e anche della stabilizzazione dei livelli di ormone paratiroideo, scusate, nella donna di età pari e superiore, pensate, ai 70 anni. Diabete e vitamina D. Allora, nel pancreas ci sono i recettori della vitamina D. Allora, essendo un agente anche immunomodulatore e in certi casi che regola anche una, diciamo, proprio come si diceva prima, una possibile reazione, un attacco autoimmune proprio alle cellule beta del pancreas, potrebbe proteggerlo. Tant'è vero che l'integrazione della dieta con la madre ha ridotto l'incidenza del diabete tipo 1 nei bambini quando ha integrato in maniera corretta la vitamina D3 con supplementazione corretta. I bambini con carenza di vitamina D, invece, pensate, hanno un rischio maggiore del 200%, quindi 2 a 1, di sviluppare il diabete di tipo 1. Addirittura la sclerosi multipla, incidenza di sclerosi multipla nei paesi con più luce solare, l'assunzione di vitamina D pare proprio associata a una riduzione anche dell'SM e diciamo, a sfavorire la progressione della malattia. Vedete i livelli anche, io guardo sempre l'orologio, scusate cari colleghi, perché voglio sempre essere in pari con i tempi. E non lo vedo, vabbè, non importa. Comunque, dicevo, questi sono i livelli consigliati di integrazione giornaliera, pensate, consigliata, Vedete anche la supplementazione in più nei casi di, ovviamente, gravidanza, allattazione. Però, ricordiamoci sempre che un microgrammo pari a 40 unità. E poi c'è un altro problema. Dice vitamina D e tessuto adiposo. Siccome è fortemente liposolubile, cosa succede? Si distribuisce attraverso la circolazione e se ci c'è molto tessuto adiposo, questa viene immagazzinata e lentamente rilasciata. Quindi c'è maggiore massa adiposa, maggior sequestro della vitamina D3, una specie di diluzione volumetrica nel tessuto adiposo. Quindi pensate, un rischio effettivo dell'attività biologica di vitamina D è più elevato proprio nei soggetti obesi a causa della maggiore quantità di massa grassa. Cosa si può consigliare? Quella che io prendo, l'EPD, quando la prendi mi domandano, la prendo serale, ma mica perché uno potrebbe prenderla anche durante il giorno, ma perché io almeno, diciamo, mi sono fatto il mio schemettino. Quante ne prendo? Ve lo dico subito, io ne prendo due compresse.
perché sarebbero pari a 1600 unità, 40 microgrammi esattamente. E vedete che voi nella composizione, oltre al colicalciferolo estratto dal pesce, abbiamo anche l'alfalfa, la medicago sativa, la famosa erba medica, che ha dei componenti proprio in oligoelementi e in fitonutrienti che ne favoriscano proprio l'assorbimento, oltre ovviamente al solito brevetto della Medis, che è il Medis Pilsen Extract, che mi piace questa definizione norvegese, che sembra quasi un anatema tedesco comunque. E quindi eccoci, però può essere consigliato anche una compressa di mantenimento, può essere consigliato anche tre compresse a seconda delle situazioni, anche quattro compresse. Quindi dipende sempre dalla situazione clinica. Mediamente io in questo periodo consiglio ai pazienti, ai colleghi e per me stesso faccio due compresse al giorno. Ricordiamoci anche la vitamina K, l'ho messo qui alcune notizie. Perché? Ma sai perché l'ho messa? Tutti conosciamo la vitamina K, la sua azione, le famose forme K1, K2 e K3, il famoso filochinone, menadione e menachinone. Però noi sappiamo benissimo che è un cofattore importantissimo per la formazione della protrombina, tant'è vero che gli antagonisti della vitamina K sono i famosi anticoagulanti orali diumaroleci. Oggi cominciano ad andare quasi in disuso con i nuovi anticoagulanti orali, ma sono ancora rimasti, ancora reggono. Pensate che questi sono, di fatto, il diumarolico è un topicida, cioè è un veleno per topi, è ancora usato. Ma interessante è parlare, oltre a queste notizie che vi ho scritto perché possiate rileggervele, che quali sono le situazioni in cui ci può essere carenza di vitamina K? Generalmente no, perché viene addirittura prodotta, pensate, anche della buona flora batterica intestinale. È che abbiamo anche delle disfunzioni dell'apparato gastrointestinale, che possono anche sfavorire l'assorbimento, la bile che è a ridotta secrezione, la quale favorisce l'assorbimento, che emulsiona ovviamente, che essendo liposolubile. Per non parlare ovviamente delle malattie epatiche, e quindi anche la produzione, quelli sono i fattori K dipendenti. E poi, come si diceva, dal punto di vista farmacologico, l'uso di anticoagulanti. Ma perché allora vi metto questo? Vedete, vi ho messo tutta la lista, la K1, la K2, la K3, vi ho messo delle notizie. Vedete, importante, dice, vabbè, ma allora dice, se io me la faccio, non c'ho mica problemi. E no, invece ce l'hai, perché, per esempio, tante situazioni possono creare un dismicrobismo intestinale o possono mettere in condizione la flora batterica di non essere in situazione ottimale. E ne vediamo, eh. Allora, in questo caso, da parte della flora batterica positiva non c'è più quella produzione ottimale, per esempio, della vitamina K, e non solo di quella, ma in particolare quella. Ma voglio mettere il focus sulla K2, perché la K2 ha dimostrato essere particolarmente proprio sinergica alla vitamina D, soprattutto sullo scheletro, ma non solo sullo scheletro. Ultimi studi parlano anche invece di che possono essere, diciamo, agisce anche a cominciano ad avere anche un ruolo extrascheletrico, ma soprattutto importante, tant'è vero, guardate, che la K2 hanno scoperto che ha un recettore proteico proprio nei geni che influenza l'espressione genica in molti tipi di cellule, quindi analogamente a quanto visto per i recettori della vitamina D, quindi cervello, fegato, reni, quindi si sta già pensando anche alla coppia D-K2 col ruolo extrascheletrico. E allora uno dice, quando devo dare la K2, la do insieme alla vitamina D, e come la dai sta K2? E qui arriva la curcumina, dice, perché ci parla la curcumina? Adesso faccio vedere un preparato veramente fantastico. Che quando Giorgio me l'ha parlato, dice: guarda questo preparato K2. Io l'ho guardato e ho detto: Giorgio, ma che mi racconti? Ma che mi stai raccontando? Questa non è la K2 e basta. C'è anche la K2, certo, ma questo è un prodotto straordinario. C'è la curcuma, 600 mg, l'estratto di carciofo. Cioè, eccola qua la curcuma. Guardate che bellezza. Il rizoma, un fusto sotterraneo, gialla, l'oro delle Indie. Bellissima. Cioè, dicevo, me la mangi? Tante persone mi dicono, ma io ho mangiato la curcuma, mi sembrava cemento. E ci credo che sembra cemento. Cioè, ma mangiati il curry, perché la curcuma da sola, a parte si assorbe poco, sappiamo tutti, se non c'è il pepe nero non si assorbe. Ma poi, non è che sia così saporita. Col curry, che è il maggior componente, è proprio la curcuma, ma c'è anche il cardamomo, chiodo di garofano, la noce moscata, cioè il pepe nero, il pepe rosso, c'è di tutto. Diventa molto più gradevole. E allora, guardate quante azioni. Non vi dico altro. Le più importanti, guardate, epatoprotettiva, antitumorale, neuroprotettiva, cardiovascolare. Poi certo, queste qui sono conseguenziali. Tante sono state diciamo, in studio, l'antidiabetica, che sembra accertata ora, addirittura sono delle crisi anche, ipoglicemiche. Antiulcera, antifibrosi cistica, l'infiammazione agisce sulla cascata delle prostaglandine.
Eccola qua. Sia sulle COX-1 e COX-2 che sulle lipossigenasi che portano poi al discorso dei leucotrieni, cui vuota nell'asma e nell'allergia. E questo lo sappiamo benissimo, invece sono i precursori molto spesso degli endoperosti che poi generano il famoso trombossano, la cascata infiammatoria delle prostaglandine. Ma d'altra parte c'è anche da preservare invece la prostaglandina I2, che invece è la prostaciclina, l'antitrombossano. Vedete quante belle azioni. E allora guardate, qual è una citochina maledetta? Una grande citochina maledetta? La citochina maledetta sicuramente è proprio il nuclear factor Kb. Allora, quando si blocca, diciamo, inibire questo significa sopprimere l'infiammazione e non solo. E cosa fa? Ecco allo studio importante di Agarwal, grande il padre della curcumina. Allora, bloccare questo significa bloccare una delle citochine più cattive che esista. Questa è cattiva, veramente cattiva. Anche lei fa parte della famosa banda della tempesta citochinica SARS-CoV-2, eh? Questa qui è lei, proprio. Comunque, Agarwal disse, guardate, se c'è un fattore che blocca la curcumina è proprio il nucleo fattore Kb. Hai detto tutto. Ma non solo, nel tempo si è vista anche l'azione della curcumina a livello cerebrale, sulla neuroplasticità, l'effetto antiossidante, si sapeva, sulle funzioni cognitive, e questa era veramente la più importante, il gioco sulla presenilina e sul gioco sulla precipitazione della sostanza beta-amiloide, che famosa le placche dell'amiloide nel tessuto nervoso. Oltre alle famose azioni antinfiammatorie sui vari target a livello, diciamo, molecolare e enzimatico che essa dimostra. Quindi dice: ma perché ci metti il pepe? Perché proprio Agarwal, insieme a Shoba, dimostrarono che a un certo punto lo dissero: ma questa curcumina non passa, non passa. Cioè, nei ratti lo videro, no? Cioè, gli studi sui topi dissero: ma curcumina che si è vista in vivo, ma non, cioè, nel sangue non ci va qui. Aspetta un pochino. A un certo punto Agarwal si disse: ma un momento, noi abbiamo studiato la curcumina perché? Come componente del curry. Ma nel curry c'era il pepe nero anche, il pepe rosso. Ci vogliamo mettere un pochino. Colpo di scena. Ci mette il 2% di pepe nero e l'assorbimento aumenta del 154% nei topi. Ripete l'esperimento negli umani, tenetevi forte, guardate il lavoro, è aumentato del 2000% l'assorbimento, di 20 volte. 2000%. Quindi guardate che lavoro di differenza fa curcumina nei livelli plasmatici da sola e col pepe nero. E allora quanto se ne va a prendere questa curcumina? Dice, calcolando che gli indiani mangiavano 2-3 grammi curry al giorno, è avvenuto uno studio su 60-200 mg. Attenzione, questa è la prevenzione. Ma quando si va a azioni antinfiammatorie importanti o addirittura antiartrosiche, bisogna andare dai 800, 1000 ai 1500. Perché vi dico questo? Perché anche questa è una sostanza, se è biologicamente attiva, diventa un farmaco. Diventa come se fosse un farmaco naturale, tutto lì, che è dose dipendente, come l'aspirina. Abbiamo visto l'aspirina a dose omeopatica è un antitrombotico. A 300-400 mg, 500, un antinfiammatorio antinfluenzale. Sali sempre sopra, antifebbrile. Ancora sopra, antidolorifico. Si arriva anche a livello, cioè, quindi importante, no? Quindi analgesico, ma si va oltre il grammo. E qui è uguale, stessa cosa. Tra l'altro il target è quello, eh? Un target comune che è quello delle prostaglandine infiammatorie. E allora guardate, effetti collaterali quando prendete questi prodotti a base di curcuma. Attenzione, la lista dell'abbassamento della glicemia, quando uno sta facendo terapie ipoglicemiche. Ecco perché io sono contento che Giorgio le 4P. La quarta P però, sentiamo sempre il professionista sanitario, che sia medico, biologo, farmacista, infermiere preparato, una persona naturopata qualificato, che dia un consiglio, dice, attento, fermo, che stai prendendo? Questo io, intanto, questo è un integratore, sta calmo, un integratore, e non è un semplice integratore, non è proteine o sali minerali, stiamo attenti. Qui si tratta di una sostanza di origine vegetale con documentate prove di efficacia. Quindi attenzione, controindicata nell'ostruzione delle vie biliari, è un colagogo. Ecco perché c'è il dovere da parte del professionista di dire com'è la sua situazione. Dice, io vorrei prendere la curcumina, stai calmo. Come stai di fegato? Ma io ovviamente so che la curcumina è epatoprotettore, sì, ma siamo a posto le vie biliari? Sono belle pervie? Non c'è niente?
Perché se c'è, qui ti può scaricare una colica biliare, attenzione quindi. Quindi, e poi attenzione anche se c'è una somministrazione contemporanea di persone che fanno terapie, multiterapie, soprattutto cardiologiche, che, i cui farmaci possono seguire la via metabolica del citocromo P450. In questo caso ci sarebbe. Sull'aggiustamento terapie anticoagulanti, guardate, su quello io, bah, ne ho viste poche interazioni documentate. Vabbè, in relazione alla legge che costruisce i gastrici, quello è ogni sostanza, può avere, ogni soggetto può avere questo tipo di. Ecco il prodotto meraviglioso che Giorgio mi propone come K2, e lo guardo e dico: oh Giorgio, ti voglio bene, ma altro che K2. K2 come dire la montagna, perché qui abbiamo una curcuma 600 mg, il carciofo 200 mg, eccezionale, ristrutturatore epatico, il pepe nero, guardate. Proprio quanto basta per farlo assorbire, il famoso Medis Pils Extract, EPB, e poi c'è la vitamina K2, quei 200 microgrammi che sono sufficienti per l'azione sinergica detta. Ottimale quindi la combinazione EPD con proprio questo prodotto. Quindi questo prodotto io ho detto, chiamiamolo K2, ma l'avrei chiamato EPCK2 o QK2 per essere più logico, curcuma longa. Arriviamo a coenzima Q10. Già nella scuola di formazione io ho parlato di questa faccenda. Chi è il coenzima Q10? Le varie forme. La ridotta, l'opichinolo, il semichinone, l'intermedio. Quindi il nostro amico, il grande mio amico Iorio, mi è stato maestro queste le sue lezioni. Poi c'è completamente ossidata, il famoso, la forma completamente ossidata che è il coenzima Q10. Quindi opichinolo, semiopinone, ubichinone. Allora attenzione, ruolo principale, non si discute, è assolutamente, come si è fatto nelle lezioni della scuola di alta formazione, lui è fondamentale nella catena respiratoria micidiale, nella fosforilazione ossidativa, nel passaggio alla catena respiratoria. Il coenzima Q10 ha un ruolo fondamentale. Guardatelo qua, eccolo qui, guardate che meraviglia, i famosi complessi, uno, vedete? 2, 3, ecco nel mezzo il coenzima Q10, che poi favorisce proprio il ruolo dei citocromi, cioè i fratelli dell'emoglobina, per portare poi ovviamente l'ossigeno, per far unire con l'idrogeno e darci l'acqua, la CO2, ma soprattutto una bella quantità di ATP con la famosa fosforilazione ossidativa accoppiata, la famosa chemiosmosi, che abbiamo ben trattato nella nostra famosa ATP. Sintasi, il quinto elemento, diciamo, no? Che poi è stato scoperto negli anni successivi. Ci sono questi rotori, questo meccanismo veramente meraviglioso a livello biochimico che ci garantisce il serbatoio energetico della cellula. Le funzioni, quindi, ma le funzioni non sono solo queste. Si è visto, per esempio, molto importante il ruolo a livello del miocardio sull'ATPasi, sodio potassio dipendente dei miociti. Non solo, presente in molti organi, funzione lisosomiale, per esempio. Favorisce il trasporto attraverso le membrane lisosomiali e per mantenere anche un pH ottimale intracellulare, per neutralizzare i radicali liberi. E qui, guardate, agisce e non solo, e quali sono anche i target? Soprattutto bloccare la perossidazione lipidica, che è una delle peggiori, diciamo, come si potrebbe dire, uno dei peggiori delinquenti che esiste per ossidare le LDL e farle diventare ossidate. Quindi internalizzate dal macrofago che si attiva in M1, cellula squamosa, aterogenesi. Eccola, se ne è parlato prima, quando si parlava proprio del ruolo, vi ho dato la vitamina D anche come controllo proprio vedete come c'è tutta questa sinergia d'azione tra tutte queste componenti. La vitamina D che impediva, dal punto di vista proprio l'attivazione immunitaria, e qui in questo caso vedete che il coenzima Q10 invece blocca, appunto, ma come lo blocca? Eccola, guardate il gioco, questa è proprio una slide del mio amico Iorio. Guarda che bellezza, fantastica questa qui. Fa proprio vedere il gioco. Ubichinone, ubichinolo, glutatione ridotto, glutatione ossidato, l'ha scorbato ed eccolo qua. Se non si blocca questa pillola, il tocoferile, diventa più cattivo. Vedete poi ovviamente l'acido lipoico come rigeneratore accoppiato all'ascorbato. Proprio Eugenio, mi ricordo, se mi sta ascoltando, che mi disse proprio lui, e lo ripeto sempre, che mi lasciò perplesso. Mi disse una volta, caro Mauro, anzi, lo disse in un corso alla Spezia, disse proprio: ma lo sai che molti di questi prodotti che sono commercializzati
da un punto di vista stechiometrico non sono affatto antiossidanti, ma sono pro-ossidanti perché sbilanciati come concentrazioni fra di loro. Quindi non riuscivano a smaltire, per esempio, il tocoferile, che è una bella pillolona, e tra l'altro liposolubile. Allora, coenzima Q10 e malattie. Tanti effetti, si è visto effetti benefici a livello cardiovascolare, a livello neurodegenerativo. Adesso cominciano a uscire anche gli studi su questo. Guardate, per esempio, il cardiovascolare. Allora, è altamente concentrato nel muscolo cardiaco, e per forza perché c'è cioè, la pompa cardiaca. Uno studio clinico, pensate, ha rilevato che le persone assumevano integratori giornalieri di coenzima Q10 entro 3 giorni da un attacco di cuore avevano meno probabilità di avere successivi attacchi di cuore e dolore toracico. Ci sono prove che il coenzima Q10 aiuta a trattare l'insufficienza cardiaca, congestizia, in associazione ai farmaci etici. Quindi a ridurre anche il ristagno conseguente, proprio pericolosissimo ristagno dell'insufficienza cardiaca con gestizia. Non è ancora dimostrato che bassi livelli causino questa, ma una cosa è certa invece, la supplementazione diventa sinergica con i farmaci, cioè il farmaco arriva a 5, dai, questo qui diventa 7, per fare un esempio. Protegge ovviamente i polmoni per la sua azione, ovviamente azione a livello dell'ossigeno attivo, in questo caso diciamo dei radicali liberi dell'ossigeno. Ma guardate una cosa interessante, questo studente si è laureato in PhD, tesi dottorato proprio a Copenaghen, in Danimarca. La sua tesi ha dimostrato, un lavoro sperimentale, che il Q10 è importante, il metabolismo cioè, benissimo, questo si era visto per il cuore, ma attenzione, sembra che abbia un effetto positivo, in particolare prima degli interventi di cuore. Cioè, prima dell'intervento chirurgico di bypass coronarico permette di sopportare molto meglio l'ipossia conseguente durante la procedura. Importantissimo questo fatto. Poi si parla del Parkinson. Sono usciti nel tempo studi sulla coenzima Q10, supplementazione del coenzima Q10 nelle patologie neurodegenerative. Ma qui è interessante, perché si è visto proprio che il trattamento con Q10 aveva uno sviluppo, cioè. Diciamo, la malattia progrediva in maniera molto più lenta seguita negli anni e soprattutto l'attività di questi pazienti che ne erano affetti, quali mangiare, vestirsi e camminare, era molto più, diciamo, attiva rispetto a soggetti ovviamente non trattati. L'ipertensione. C'è stata una dottoressa molto brava che ho visto alla Spezia proprio nell'ultimo volta abbiamo fatto prima un incontro e anzi l'ho fatto all'Erici, scusatemi. Questo incontro bellissimo abbiamo fatto, cioè, organizzato dalla dottoressa Di Sibio e da Giorgio, ovviamente, un bel incontro tra professionisti della Festival della Salute. Ero a tavola proprio con questa un tris di cardiologi eccezionale, cioè Fioranelli, cioè, questa dottoressa di Torino proprio, che mi ha fatto questa domanda, dice, cosa ne pensi del coenzima Q10 e l'ipertensione? Ho detto, guarda, sono degli studi molto importanti, interessanti, ma che dosaggio la usi? Allora, mi ero documentato, ho detto si usa almeno 200 mg. Lei mi ha detto: guarda, ti confermo proprio così. Diciamo, sto usando anche a questi dosaggi almeno 200 mg per avere un effetto, diciamo, antipertensivo. Ovviamente, nella ipertensione non grave, però da lieve a moderata, significativa perché vedete, gli studi parlano addirittura, pensate, di 17 mm Hg per la sistolica e 10 per la diastolica. Tanta roba, eh. Se vedete gli studi degli antipertensivi in commercio, ve lo voglio dire. Grandi risultati con 3-4 mm di mercurio, che la cosa mi lascia veramente sconfortato. Ma capite, ci sono i famosi trials fatti su 10.000 pazienti, eccetera, eccetera. Vabbè, ora arriviamo a un punto. Allora, guardate, le statine bloccano la biosintesi del colesterolo, sia buono che cattivo, attenzione. Ma guardate cosa succede, purtroppo. Eccoci qua. Purtroppo, nel bloccare la famosa idrossimetilglutaril reduttasi, quale reduttasi, e bloccare la cascata che porta al colesterolo passando attraverso il geranil, farnesil, squalene, lanosterolo, colesterolo, vedete che il farnesil forma una via biosintetica collaterale che porta all'ubichinone. Importantissima. Quindi se mi blocchi questo, mi blocchi anche questo. Allora cosa succede? Io ancora mi sto chiedendo come mai, ma come mai nelle linee guida di somministrazione delle statine non è previsto l'associazione con coenzima Q10? Quando? Ripeto, quando? Attenzione, già nel riso rosso fermentato sono già formulate così. Me lo sto chiedendo. Vi direi anche che ci vorrebbe anche la creatina, perché il professor Balestrino ha dimostrato che anche la creatina viene bloccata anche la biosintesi dell'acido guanidina acetico che porta alla creatina. Quindi pensate il doppio danno muscolare.
la creatina in fosfato a livello energetico e a livello ovviamente di supplemento importantissimo per la fibrocellula muscolare, la formazione dell'ubiquinone perché fa base, è la base dell'ATP, della catena ovviamente respiratoria. E allora guardate, ci vuole assolutamente, cioè qui si parla, pensate, dice una riduzione del 30% con 20 mg simvastatina, ma se ne sta dando anche 40-60 mg, che vuol dire che uno ha 50, 60, anche 70% di incremento del coenzima Q10. Ci credo che hai dolore, miopatia, ma assolutamente. Pensate, uno studio pubblicato sulla prestigiosa American Journal Cardiology ha mostrato che la funzione cardiaca veniva ridotta con le statine e che si ripristinava con l'aiuto proprio del coenzima Q10. Ma per non parlare del coenzima Q10 e stanchezza cronica, hanno fatto uno studio con tre tipi di confronti. Pensate. Q10, ginseng coreano e deidroepiandrosterone. Questi soggetti sono chiamati famosi malati immaginari, come del resto la fibromialgia, strettamente correlata, ma lì dipende sempre dal mitocondrio. E allora guardate, il Q10 ha vinto nettamente nel miglioramento dei sintomi con quasi il 70% di miglioramento, seguito dal DEA e dal ginseng, pensate al 56%. Allora eccoci il Q10 ideale. Tecnologia MEDIS, come al solito, quante se ne dà? 50 cellomicrogrammi di base, dosaggi superiori in specifiche patologie. Andiamo a vedere? Certo, eccoli là, guardate. Allora, nei pazienti cardiovascolari, minimo 100, 200, ma anche 300, se visto il discorso dell'insufficienza cardiaca congestizia. Al dosaggio addirittura pensate nelle famose citopatie mitocondriali, quindi con difetto anche della catena respiratoria, molto importanti, queste qui. Il dosaggio si va in milligrammi per chilogrammo, quindi come se fosse proprio a chemioterapia proprio. Ma si arriva poi a dosaggi veramente elevati, quando si parla di patologie neurodegenerative, 600 mg nella malattia di Huntington, addirittura oltre il grammo nel Parkinson. Ragazzi, ma quando si va a lavorare su queste patologie importanti, non si scherza qui. Sicurezza? Hanno visto proprio che almeno a 1200 c'è una finestra di sicurezza nell'uso, quindi non ci sono problemi di tossicità particolari. Questo hanno visto proprio, e proprio l'hanno visto proprio nei pazienti trattati a questi dosaggi alti, affetti da queste patologie neurodegenerative. Arriviamo a un altro. Insomma, guardate, l'uomo che supera i 50 anni spesso ha l'ipertrofia prostatica, speriamo non arrivi invece al CAP, che sarebbe il carcinoma prostatico. Hanno delle prostatiti spesso, dovute anche non solo alle infezioni, ma anche, per esempio, sapete, anche da compressione meccanica. I famosi ciclisti sono famosi per avere la prostatite. Allora, c'è in giro la Serena Repens, certo, sì, è vero. Però la Serena Repens presenta anche, proprio perché è molto attiva, siamo a livello A quasi, dell'azione famosa fitoterapica, presenta anche diversi effetti collaterali. Ad esempio, negli uomini la libido scende, ve lo dico subito. Negli anni sono focalizzati molti invece di studi sui semi di zucca, sull'olio dei semi di zucca e sul Pygeum africanum. Vedete i dosaggi: 600 mg di estratto di semi di zucca oleoso e 200 mg di Pygeum. Allora, vedete questa pianta, il Pygeum, la corteccia proprio. Al servizio di diversi studi di farmacologia è antiedemigeno perché blocca anche questo antinfiammatorio, quindi anche sul tessuto prostatico. Aumenta l'elasticità vescicale, era molto usato in questo senso anche per la ritenzione a livello urinario, e proprio per il trattamento proprio della ipertrofia prostatica. Questa azione antinfiammatoria è anche, diciamo, elasticizzante il tessuto. Poi per parlare dei semi proprio, dei semi di zucca, questi che avevano già un'azione sull'enuresi notturna nei bambini, sui vermi intestinali, ecco. Negli ultimi anni, gli ultimi 15-20 anni, il studio si è molto focalizzato sull'olio dei semi di zucca, sull'estratto dei semi di zucca, proprio per l'ipertrofia ottimale prostatica benigna, la famosa BPH dall'inglese. Allora vedete, qui ci ho messo, affinché possiate rileggere proprio, come è fatta la composizione proprio. Vedete che la cosa interessante è che il PGEUM proprio ha la capacità proprio di ridurre il numero delle cellule della prostata, e ho la capacità di proliferare in quelle che già hanno avuto purtroppo una differenziazione maligna. E storicamente veniva utilizzato, per esempio, come avevo detto, per il tratto urinario proprio. E sembra che alcuni report, incredibilmente all'opposto della Serena Repens,
che, cioè alla pari in questo caso, scusatemi, ma all'opposto però con l'effetto collaterale, indicare che può un effetto moderato sulla stimolazione, pensate, della crescita pilifera. Questo lo fa anche la Serena Reference, attenzione. Però c'è un problema, però. Il problema appunto che gioca molto sulla libido, quel discorso di relazione sul testosterone. E invece vedete i semi di zucca, ecco la composizione, è proprio una, diciamo, questa cucurbitacea, che naturalmente ottiene una serie di, diciamo, soprattutto di acidi grassi che sono proprio interferenti, perché vanno a giocare proprio anche sul colesterolo, sulla biosintesi proprio tissutale del colesterolo, che può favorire proprio l'ipertrofia del tessuto prostatico. E poi c'è ovviamente, luce in fondo, sempre presente il famoso MEDIS, Pizen Extract, che contiene tutti gli aminoacidi presenti e famoso con composizione di funghi e batteri per ottimizzare ovviamente l'assorbimento e la biodisponibilità. Arriviamo a un altro punto interessante, Mineral Comp, cos'è questo? Se voi vedete la composizione, dice, mamma mia, tutte queste piante. Sì, ognuno ha una sua azione, tra l'altro. Si potrebbe definire il fitonutriente per dare vitamine e minerali solo a piante, messo insieme proprio, concentrato. Certo, io ho fatto a questo punto, vi ho messo una lista, vedete, l'ortica con le variazioni, cosa contiene calcio, potassio, ferro, ma non solo, guardate che lavoro anche, i flavonoidi, canferolo, quercetina stessa, l'alfa-alfa, molto ricca delle vitamine anche sia liposolubili, soprattutto, guardate che bellezza questa qui, meravigliosa, addirittura contiene anche una quantità, diciamo, interessante, piccola, ma insomma interessante, della serie omega-3 e omega-6, peraltro. E quindi il trifoglio violetto che contiene, tra l'altro, l'isoflavone, quindi attenzione, anche se consiglia queste cose, ecco perché dico, se una donna, per esempio, ha avuto problemi di un certo tipo, vanno sempre consigliati in maniera opportuna. L'alga bruna, la kelp, contiene molto iodio, ma è ricchissima di tutti questi minerali e vitamine. La papaya, che oltre a rafforzare le vitamine del gruppo, sia liposolubile, B1, la C, ferro calcio, ma poi c'è l'enzima papaina, antidemicino, antinfiammatorio. Quindi una specie di, la papaina la si potrebbe un pochino collegare un po' all'ananase, no? Eccoci, per fare un diciamo, confronto della bromelina contenuta nell'ananas. La damiana. Se pensate, la damiana è usata come antifertilità, come profertilità, cioè contro, diciamo, cioè positivo per la fertilità nella donna soprattutto. E la guardate, questa contiene un olio essenziale, contiene estrocinea olio, ma soprattutto è ricca, oltre che di tannini e diciamo di terpeni, anche e soprattutto molto molto ricca appunto di anche questa, molti minerali, oligoelementi e vitamine. Insomma, praticamente quando lo prendi il Mineral Complex, cosa prendi? È come se tu prendessi un concentrato di piante selezionate estremamente ricche di minerali, oligoelementi e vitamine, sia idro che liposolubili. Questo è un modo naturale di assumerlo. Sempre col solito Medis Pilsen Extract. Ora si arriva a una cosa che io adoro. Questo fa parte del mio protocollo mattutino. L'Episulforafano. Allora, guardate. Composizione. Estratto da broccoli, 640 mg di broccoli estratto, 160 di licopene, attenzione, e il solito MEDIS per favorire l'assorbimento. Andiamo a vedere uno. Glucosinolati. Composti glucosidici con sulforati delle brassicacee, quindi cavolo verza, cavoletti di Bruxelles, tutti i cavoli, sono tutti buoni. La degradazione enzimatica, con la mielosinasi la vedremo, crea l'isotiocianati e fra questi il numero uno è proprio il sulforafano, la maggiore attività antitumorale, antiossidante e antinfiammatoria. Quant'è il dosaggio titolato? Almeno andrebbe preso 200-500 mg di estratto e qui si torna, guardate, 640 mg. Vedete, io ci ho messo anche le famose dispensine, perché mi piace sempre quando le leggete. Andate, cioè non vi basate solo, insomma, avete una specie, diciamo, di riassunto concentrato di quello che sto dicendo, anche per fissare le idee. Induttore specifico di enzimi detossificanti cellulari antiossidanti, visto in cellule sperimentali e anche ovviamente a livello ex vivo su animali da esperimento. Poi la chimica dei cavoletti di Bruxelles, vedete che bellezza? Ecco il sulforafano, l'isotiocianato, la mielosinasi, il sulforafano, il gluconsinato, eccolo là. Guardate, le molecole fanno parte dei cavoletti di Bruxelles, presi per esempio. Ma guardate come si forma proprio, quindi glucosinato, in particolare questo qui c'è la glucorafanina, questo glucosinato, che per azione prende l'enzima, e come sapete mai l'azione? Anche masticandolo o spezzettandolo col coltello.
Cioè, in pratica liberi questo enzima presente già nelle foglie, che libera poi l'isotiocianato e in particolare, appunto, in questo caso il sulforafano. Sapete qual è un'azione veramente micidiale del sulforafano? Ve lo dico subito: agisce sul nucleo alfatto E2P45 NRF2. Se mi sente il mio amico Iorio, quando facevamo le lezioni insieme al professore Santoni nella scuola, la storica scuola della Spezia fatta da Giorgio. Si chiamava proprio Napoli, Roma, Firenze. Napoli era ovviamente Eugenio, Roma allo Santoni, Firenze ero io. 2, moltiplicato 2 perché insomma ci mettevamo il doppio dell'impegno per dare il massimo alla scuola. E fattore di trascrizione che è l'anti-nuclear factor KB, l'antagonista, perché lui va a agire sui geni di fase 2 che sono presenti a livello, diciamo, nucleare. Che sono i famosi elementi di risposta antiossidante e favoriscono proprio poi la biosintesi dello scudo antiossidante. Quindi è meraviglioso questo. Guardate l'effetto del sulforafano proprio sul Napoli-Roma-Firenze 2. Ecco i famosi ARE, Antioxidant Response Element. Eccoli qua. Vedete che meraviglia. Quindi questa è proprio l'azione specifica, questa bellissima review proprio estratta proprio da Cancer Research. Ma guardate, non solo. Mi riprendo un attimino, finisco questo. Non solo, ma addirittura pensate che si è visto il sulforafano in combinazione anche con altri, vedete, come altri, il selenio stesso, il tè verde, il resveratrolo a piccole, vedete, che a piccole dosi può avere un'azione, la genisteina, va a controllare la metilazione giusta degli stoni. Stiamo calmi, metiliamo dove va a metilare, ma non blocchiamo il gene suppressore del tumore, se no, se mi blocchi quello parte. Ecco, queste diciamo DNMT che sono le metiltransferasi, DNA metiltransferasi, devono essere modulate in maniera giusta. E il sulforafano, come del resto anche le altre molecole, è proprio un modulatore in tal senso e non solo lui, vedremo. Guardate i meccanismi che vi ho messo, l'anticancer meccanismo. Vedete? L'inibizione, guardate di che cosa? Proprio delle deacetilasi che. Se te le vai a inibire, hai un'azione positiva perché queste qui, se no, attenzione, le deacetilazioni, invece sono un fattore negativo sugli stoni, sulla stabilità genomica. Poi, come si diceva, l'attivazione della fase 2, dell'induzione degli enzimi di fase 2, sulle cellule, pensate ai tumori mammario, sulle caspasi favorisce l'apoptosi, guardate quante azioni, sul ciclo cellulare favorisce l'arresto del ciclo cellulare in atto. L'apoptosi l'abbiamo già vista, che questa volta è anche collegata ovviamente all'emissione anche delle specie radicali dell'ossigeno. E infine, ecco, ripete sempre il discorso del blocco ovviamente delle acetilasi, molto importante per la stabilità genomica, coinvolta purtroppo anche con tante molecole bersaglie che poi possono favorire lo sviluppo del tumore. Ma insieme, questo è bellissimo, l'ho preparato, c'è il licopene, meraviglioso licopene, composto fitochimico, pigmento rosso del pomodoro. Una delle maggiori fonti di esenti è proprio il pomodoro, ma ci sono in tanti altri. Questo si chiama proprio, è un quencher dell'ossigeno. Quencher proprio. Perché ha ulteriori due doppi legami. Ma non è un carotenoide, ma non è un precursore alla vitamina A. È un cugino, un gran bel cugino, dei carotenoidi. Ma è indipendente, ora vedremo anche perché. Guardate che bellezza, si forma, vedete, anche la produzione. Ho messo questo come viene prodotto. C'è un sintetico. C'è un naturale, c'è quello fatto invece in condizioni biologiche appropriate, anche sotto produzione, sotto diciamo estrazione con CO2. Quindi pensate, quindi vari sono i modi in cui si può ottenere il licopene. La migliore è ovviamente quella che viene fatta più in Norvegia, proprio in questo caso selezionata proprio in maniera che ci sia proprio il licopene biologico da coltivazioni e favorito appunto dalla simbiosi di altri componenti della produzione. Ecco la struttura, guardate quanti doppi legami, classi dei carotenoidi. Però guardate, per quanto riguarda la distribuzione del licopene, prevale il tessuto adiposo, certamente, testicoli, ghiandole surrenali, prostata, bello qui, si concentra molto la prostata. Ma pensate, tenetevi forte, siccome lui sembra che sia legato nel pomodoro a dei complessi proteici, è uno dei casi in cui la cottura della salsa di pomodoro è meglio del pomodoro, aumenta la biodisponibilità e la concentrazione, sia biodisponibilità perché lo libera. Da questo legame proteico, da questo complesso proteico o dagli aggregati addirittura di carotenoidi che ne sono aggregati insieme, che in questa maniera lo sganciano. E quindi diciamo, la cottura della salsa di pomodoro, la cura al pomodoro, in questo caso favorisce la biodisponibilità.
Guardate in quanti alimenti è contenuto: pomodori, fragole, tutto ciò che è bello colorato, la papaya, il melograno, molto però più ricco di tutti il pomodoro, sicuramente. Ma vedete l'azione indipendente? Questa potrebbe essere come quella di prima, se l'ha vista, vi ricordate, no? Se l'ha visto l'acido lipoico insieme a Q10, ma guardate, il licopene c'è un'azione tutta sua, parallela, insieme, però attacco e neutralizzazione. Guardate, insieme, come fa anche il beta-carotene. Ma lui lo fa indipendente, è proprio molecola, simil carotenoide, cugino, ma indipendente. Quindi in conclusione, guardate quanti target molecolari. Quanti target molecolari c'ha il licopene? Le metalloproteinasi diciamo di membrana 9, che sono quelle che favoriscono la fessurazione, per esempio, della matrice. Poi la disossidosintesi inducibile, che non è affatto quella endoteliale, la COX-2, l'interleuchina 6, il fattore di necrosi tumorale, l'NF-kB, eccolo in congiunzione, come faceva proprio il sulfo, uguale al sulforafano. Quindi guardate, altra l'interleuchina 1 beta, l'interleuchina 2, tutti questi meccanismi che ovviamente sono dei target molecolari che giocano il famoso di gioco infiammazione e ovviamente anche favorimento dell'angiogenesi e della tumorigenesi. Allora guardate questa slide, ho messo insieme e fa vedere da una parte cosa inibisce, dalla parte che cosa attiva, guardate, cioè guardate che bellezza qui, va a attivare per esempio il NRF2, l'emossigenasi, la catalasi, glutationi, guardate che meraviglia, tutto lo scudo antiossidante attivato proprio, e quindi vedete l'azione sinergica proprio con il sulforafano e tutte le conseguenze positive che questo porta, guardate. Riduzione della resistenza insulinica, dell'epatotossicità, del danno ossidativo. E poi sotto fa vedere anche come, andando a inibire proprio le molecole, l'azione positiva da una parte, guardate l'NRFK, e l'azione inibitoria invece che esercita ovviamente sull'NFKB e quindi tutte le conseguenze che poi possono portare addirittura, vedete, con l'estremazione di certi target, di certe citochine, portano alla diciamo, trasformazione anche cancerosa a livello cellulare. Qui ho messo una serie di studi perché affinché possiate leggerle proprio, ma su questi studi che ho messo, che sono conseguenze di questo che abbiamo visto, io vorrei veramente però, a parte, vedete che bellezza anche sul diabete tipo 2, sui tumori della prostata, guardate, questo è molto importante, certo qui parla dell'azione che l'abbiamo già vista, no? Su questa sull'NFKB, eccola qua, sono gli studi riferimenti, ma guardate questa. Importante capire, la modalità d'azione dipende dalla localizzazione cellulare. Si trova in una membrana dove la sua azione è ridotta, perché non agisce con i radicali in fase acquosa, per forza è liposolubile, ma inibisce quelli lipidici, importantissima, la prima difesa, la prima botta proprio. L'azione però si completa al sinergismo, e cioè, torno un attimo indietro, scusate, questo, ecco il sinergismo, eccolo qua. L'azione si completa lì. Vedete questa bella review, ci sono anche riferimenti. Su Molecular Aspect of Medicine. Ancora non si capisce esattamente il meccanismo antitumorale. La cosa importante però è che i pazienti con tumore alla prostata, la supplementazione con licopene per sole 3 settimane ha ridotto i valori serici PSA in maniera molto significativa, suggerendo un effetto antiproliferativo specifico proprio sulle cellule prostatiche. Vedete qui il lavoro di riferimento. E guardate la bellezza, il modus operandi in sinergia anche con i le sostanze all'azione chemioterapica contro il tumore della prostata. Eccolo qua, un bellissimo lavoro pubblicato su Neoplasia e dice, guardate, il docetaxel, il farmaco d'elezione per il tumore prostatico androgeno indipendente, il licopene ne aumenta in modo sinergico l'effetto. Allora eccoci, dice, arriva qui, il supporto alla prostata, il protocollo prostatico, episulfonano e Prostalean, una capsula per 2 volte al giorno. 2 al mattino, quindi una e una la sera, equidistanti, possibilmente 12 ore. Questa è l'azione, possa essere presa anche prima di andare a letto. Questa è l'azione ottimale, il protocollo di supporto alla prostata proprio. E vedete che poi, per finire sulle licopene, c'è anche una farmacogenomica che l'hanno fatto dimostrare, ci sono degli studi giustamente in avanti, che stanno studiandolo come fattore preventivo proprio del carcinoma mammario. Quindi studi che stanno adesso hanno proprio visto che agisce soprattutto sui geni che sono in particolare responsabili del carcinoma mammario. Effetti collaterali? Nessuno, a parte il fatto se è visto solo un caso in cui aveva mangiato così tanta sfavillatura
salsa di pomodoro che ci è venuta fuori una, chiamavo, diciamo, sintomatologia particolare, si chiama la licopenidermia, cioè praticamente questo soggetto, un case report su Journal Nutrition, aveva assunto una colorazione, sulla pelle di colorazione giallo-arancione, aveva avuto tanto succo di pomodoro concentrato, però quando poi ovviamente l'ha sospesa, ovviamente poi il colore è tornato normale. Arrivo al Celi Immuni, bevo un bicchiere d'acqua e vorrei un attimino a questo punto cedere la parola, poi la riprendo, all'amico Maurizio Almanetti che ci sente, perché vorrei che proprio lui la presentasse perché è la persona in pratica che l'ha pensata e formulata. Giusto, Giorgio? Sì, assolutamente sì. Ci sei, Maurizio? Parlaci Vado? di come è nata questa grande idea e questa tua scoperta. Allora, partendo da lontano, nasce 45 anni fa quando ho cominciato gli studi sulla mente, sul cervello, sulle energie sottili, ed essendo di natura scettica, ho sempre cercato nel mio percorso di ricerca di avere delle conferme scientifiche ufficiali per ogni cosa, ogni ricerca che facevo. E a un certo punto ho elaborato un prodotto che è stato il primo, che si chiama Bioenergen, che il nome stesso dice che è un bioenergetico per un benessere, per una salute ottimale. E partiva appunto come anti-aging e come elemento utile per lo sport, lo yoga e volendo poi arrivare a una sperimentazione che confermasse l'efficacia di questo prodotto e avendo visto che c'era praticamente una utilità di questo integratore a base di erbe medicinali per persone affette, giovani affette da acne, anche grave, ho pensato che forse poteva essere interessante fare una sperimentazione all'ospedale di Cremona, al reparto di dermatologia, per verificare appunto se un prodotto a base di erbe medicinali potesse avere un effetto farmacologico attivo. Pur essendo nato dalla concezione, primo non nuocere e avendo utilizzato tutte erbe medicinali conclamate da studi scientifici e quindi con tutti i claims di efficacia che la scienza occidentale ci fornisce, come ben ci ha esposto il professor Miceli. E quindi inizia questa sperimentazione osservazionale. E i report delle persone, oltre ai benefici dell'acne, come succede spesso, come cascata, diciamo, benessere dei prodotti a base di erbe medicinali, riportano una grandissima efficacia a livello di benessere intestinale. E questo andrebbe a spiegare come mai era così efficace per l'acne. E molte persone riportano anche benefici sul ciclo mensile e sul tono dell'umore. Il tono dell'umore era chiaramente uno degli obiettivi, perché essendo anti-aging per il benessere generale, lo fa paniculata, che è una radice, un'erba medicinale del Brasile, non conosciuta in Europa all'epoca in cui ho studiato questo prodotto. Dava appunto questa, diciamo, modulazione di poter essere un elemento utile per il tono dell'umore. E partendo da Bioenergen, dal successo di questa formula, gli studi sono andati avanti e contemporaneamente sono andati avanti, come diceva il professor Miceli, gli studi della scienza ufficiale, che sono andati a confermare l'efficacia di tante erbe medicinali che nella tradizione popolare erano utilizzate in modo empirico, andando a scoprire e studiare tutta l'efficacia che può fornirci oggi il fitofarmaco. Tant'è vero che dalla scelta che poi ho fatto della selezione di erbe medicinali per selle immuni, ci sono alcune erbe che sono state utilizzate anche per
farmaci, fitofarmaci come il Pelargonium psidoides, che è stato accreditato anche da EMA come farmaco, un estratto per, diciamo, sistema immunitario, e come praticamente l'antimicrobiana paniculata, che è studiata anche oggi insieme al Pelargonium per, diciamo, essere utile come antivirale e per poter, diciamo, essere utilizzato non solo nella, diciamo, protezione da raffreddori, da varie influenze, ma anche nelle epidemie che stanno arrivando. E la cosa interessante è che il prodotto, non essendo stato studiato per una specifica variazione virale, è utile in tutte le situazioni virali, anche nelle varie varianti. Quindi, se arriva una variante nuova, il prodotto ha la stessa funzione che aveva precedentemente. E questo prodotto, questo cell immuni come Bioenergen lavorano sulla sinergia. Come ci ha dimostrato prima il dottor Miceli, la curcumina, che è così importante, senza il pepe nero o altri elementi sinergici, non è in grado di essere assorbita praticamente dal corpo. E in cell immuni come il Bioenergen ci sono degli attivatori come il pepe nero che fanno da attivazione a questa formula, però ci sono, a parte gli attivatori, delle erbe medicinali principali e altre secondarie, che con le principali si va ad ottenere un'efficacia farmacologica antivirale sul corpo, non solo in maniera diretta come può fare un farmaco antivirale, ma anche cercando di rendere difficile al virus entrare nella cellula e avere una cascata di benessere in tutto il corpo. Quindi praticamente come per Bioenergen ci sono dei report dove con Bioenergen si era notato un miglioramento del fluido, la fluidità sanguigna, e notate un miglioramento energetico della persona che diventava più attiva. E in cellule immuni stiamo già notando, oltre l'effetto antivirale, degli aspetti molto interessanti che sono legati a situazioni di utilità aterosclerotica, senza poi menzionare che gli studi scientifici delle erbe contenute in cellule immuni sono state studiate, sono ancora in corso di studio, come utilità antitumorale e tutta una serie di utilità terapeutiche per fegato, reni. E questo perché appunto la sinergia permette questa cascata di benessere sul corpo. E lo studio di cellule immuni si pone a livello internazionale, insieme alla Cina, alla Ayurveda, in una situazione dove non ci sono le classiche quattro erbe medicinali come troverete in internet, in farmacia, utili per, diciamo, il sistema immunitario, ma diciamo, con uno studio semplificato della formula. Ma ci sono praticamente 20 erbe più attivatori, come succede in Cina, dove la conoscenza millenaria delle erbe ha permesso di mettere in maniera sinergica 10, 15, 20 erbe, cosa che resa impossibile per chi non accede a queste conoscenze millenarie o a chi non ha i mezzi praticamente intuitivi e esplorativi e di esperienza, come nel mio caso di questi 45 anni di studi e di ricerche, per poter mettere in sinergia e poi andare a dimostrare a livello ospedaliero il successo di questa sinergia, perché, come dicevo,
io parto da una situazione praticamente di essere scettico, di essere un santomaso che vuole sempre toccare con mano l'efficacia di una formula. Quindi quando ho studiato Bionergen abbiamo fatto questa sperimentazione ospedaliera, cosa che adesso è in corso in Selle Immuni, dove praticamente già di partenza abbiamo tutte queste erbe medicinali con i claim che attestano l'efficacia come antivirale, come un prodotto medicinale per essere utile nella difesa immunitaria, e però andremo poi a verificare tutte queste altre cascate di aspetti interessanti sul corpo umano, sul benessere generale. Quindi Selle Immuni si attesta come lavoro sinergico di formula nell'ambito internazionale, insieme a pochissime formule che sono presenti, che sono anche studiate, una è studiata anche in Italia da Firenzuoli, di un prodotto cinese che però aveva al suo interno l'efedrina, che non è indicata per la nostra farmacopea, non è accettata perché può avere effetti collaterali. Come dicevo, il primo è non nuocere. E la differenza, diciamo, di Selle Immuni, qui chiudo questa breve esposizione che faccio per spiegare come nasce poi una formula di questo tipo, la differenza rivoluzionaria, ritengo, di Selle Immuni è che mentre in Cina abbiamo questi prodotti della farmacopea cinese millenaria, che sono uniche di erbe cinesi, in India uniche di erbe indiane ayurvediche, qui invece abbiamo erbe cinesi, indiane d'America, brasiliane, e abbiamo la possibilità di mettere insieme delle erbe medicinali di grandissimo livello terapeutico, ma non solo, è un livello terapeutico non semplicemente tradizionale come può essere ancora in Cina, in India, ma un livello terapeutico studiato a livello scientifico con tutti i trial, tutti i meccanismi scientifici di accreditamento pubblicati su riviste come Nature. E come diceva appunto il professor Miceli, abbiamo in questi prodotti un'efficacia farmacologica che è scienza ufficiale a tutti gli effetti. E quindi praticamente sintetizzando come nasce questo Selle Immuni dopo Bionergen, nasce come prodotto principalmente antivirale con un supporto antibatterico per essere utile sempre all'azione antivirale, che si propone nel mercato internazionale, nella proposta internazionale, di essere una formula di grande difesa praticamente sia dal punto di vista antivirale ma anche di benessere del corpo, nel senso che quando una persona assume 3 volte al giorno, 4 spruzzi 3 volte al giorno, praticamente non ha solo l'effetto antivirale e praticamente il sistema immunitario, ma avrà tutta una serie di ricadute positive sull'organismo che andrà a verificare, come miglioramento a livello del fegato, miglioramento a livello della fluidità del sangue, di placche aterosclerotiche e di tutta una serie di fattori che le meravigliose erbe medicinali danno come cascata benefica. E quindi praticamente Selle Immuni ritengo che sia un prodotto che ci può in qualche modo salvaguardare dall'essere aggrediti da virus e in parte anche da batteri, in una situazione di formula che, grazie anche all'intuizione di Giorgio Terziani, è stata creata rispetto a Bionergen Granogocce in spray, in formulazione spray, che permette con i 4 spruzzi 3 volte al giorno di creare prima una barriera, uno scudo, e dopo via via nel lento assorbimento per linguale di diventare praticamente un prodotto in grado
di aiutarci ad essere difesi praticamente dalle aggressioni virali e di poterci in qualche modo essere anche difesi durante una forma di aggressione superiore, come può essere già una situazione attiva, una febbre, aumentando la posologia a 6 spruzzi ogni 3 ore e mezzo. E quando ci troviamo in situazioni difficili, come può essere la metropolitana, affollamenti, invece di 4 spruzzi si può arrivare a 5, 6, 7 spruzzi per poter così essere completamente difesi. E penso che questo prodotto, che poi potrà essere spiegato, approfondito meglio dal professor Miceli, avrà praticamente le conferme. Anche come sinergia, che hanno già i suoi ingredienti, dove la scienza già accredita, praticamente l'EMA compreso, praticamente a queste erbe medicinali, un'efficacia farmacologica. Grazie. Grazie, grazie Grazie, Maurizio. Mauri, meraviglioso, un'intuizione straordinaria, una capacità anche di mettere insieme queste proprietà e queste proprietà fitoterapiche di queste piante in maniera straordinaria. Senti, Mauro? Sì. Eccoci. Ecco, se Qua, vuoi dunque, dire qualcosa a te, poi. sì, So che volevo ci voleva concludere. salutare anche il professor Iorio, se c'è. Io volevo dire a supporto di Maurizio, guardate si vede, vero Giorgio, l'etichetta e si vede quanta la valanga di, diciamo, di piante, tutte ad azione antivirale e antinfiammatoria che sono presenti. Cioè proprio la sinergia, la sinergia. Poi certamente la bellezza è stata quella anche che tu hai suggerito, in particolare chiaramente uno dei componenti principali che tra l'altro è veramente adesso una pianta emergente, questo Andrographis paniculata. I suoi studi sono sempre più, diciamo, focalizzati sul discorso dell'immunitario e dell'antivirale, ma c'è anche la scutellaria, c'è il mirtillo, addirittura l'astragalo, il famoso pelargonium. Tra l'altro proprio te, Giorgio, recentemente mi hai mandato una rassegna sul pelargonium proprio, sugli studi. Ma guardate, veramente la schizzandra, tra l'altro, è anche un adattogeno. Lo stesso rosmarino che è antinfiammatorio e immunitario. Per non parlare della cannella, il sambuco, la liquirizia, addirittura guardate che tra l'altro c'è anche l'origano che è presente, tra l'altro l'olio origano è famoso per la sua azione. C'è la famosa quercetina dentro, l'Urticaria tomentosa, l'artiglio del diavolo. Insomma, guardate, io guardate, ho fatto proprio per, diciamo, per il sito anche che Giorgio mi ha chiesto proprio di fare, qui ho messo, diciamo, queste slide in maniera molto sintetica, ma io ho fatto proprio una, diciamo, come posso dire, una specie di etichetta espansa che fa vedere le principali piante, quelle che appunto sono in particolare appunto guardate. La paniculata, la scutellaria, sono alcuni lavori, ma ce ne sono molti altri. L'ho messo in questo il pelargonium, l'uncaria, che tra l'altro era abbastanza anche famosa, anche perché è stata studiata inizialmente anche come anticanceroso. Il ginkgo biloba, anche perché ha dimostrato azione, per esempio, sui virus del morbillo e sullo stesso coronavirus. Per non parlare dell'astragalo, si sa benissimo che l'astragalo, insieme all'echinacea, sono stati più studiati anche l'associazione per il discorso del supporto immunitario antivirale. Ma la stessa cannella, pensate che la cannella, oltre all'azione antisensibilizzante all'insulina, quindi antidiabetogena, ha anche un'eccellente azione antiimmunitaria. Il sambuco stesso. Ma vi ripeto, l'origano, ma si sta parlando di 7-8 piante, quando se voi guardate la composizione. Io sono rimasto veramente sbalordito, perché qui è proprio il discorso che inizialmente facevo, che Maurizio ha messo a punto, cioè il mix molecolare studiato ad hoc affinché ci sia sinergia e non interferenza fra i vari tipi di estratti. Questo è proprio il fitocomplesso, come se fosse una specie di concentrato di fitocomplessi. Questa è la bellezza. Poi con alcuni componenti messi a parte, anche per esempio la stessa quercetina, che già fa parte di molte di queste piante. Quindi guardate, io guardate, quando mi è stato proposto lo sto prendendo regolarmente a spruzzate proprio,
me lo porto anche al lavoro, è molto comodo tra l'altro perché sembra, è un po' tipo come se fosse la vitamina C spray, famosa colloidale, ma ancora più piccola, quindi o come il multivitamin, uguale proprio. Quindi è comodissimo, io me lo porto regolarmente dietro proprio.